Riuscirà questo nuovo rango a farmi tornare a giocare a Puni Puni? Scopriamolo insieme. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Puni Puni. Non mi aspettavo assolutamente di tornare su Yo-Kai Watch Puni Puni, o comunque non mi aspettavo di tornarci oggi, o comunque sia in un breve lasso di tempo, magari quando il gioco sarebbe definitivamente morto, perché tanto è quella alla fine che stanno facendo i giochi di Yo-Kai Watch per mobile. Ma dato che c'è questo nuovo rango U, rango U, se non sbaglio, Ultra Man, quindi ho deciso di provare a vedere che cosa può uscire di bello. Dovrebbe essere un Enma, credo. Andiamo un po' a vedere qualche slottata. Ho visto che ci sono le monete del comeback, quindi tanta roba. Comeback con la O, non con la U. Ah, le Miambo! Non l'ho ancora riscattate le 4 che avevo. Farò anche qualche slottata multi, quelle con i punti. Però prima andiamo un attimino a vedere qui con le monete che ci hanno dato per l'evento. UZ o ZZ? Eh no, io voglio l'UZ. Quindi non solo U, ma UZ proprio. Dammi qualcosa di UZ. No, non mi piace. Cioè sì, mi piace, ma no. Poi abbiamo quella dei 10 anni di Yo-Kai Watch. Che bello. Questa che fa, la molto è solo una? Una? Ah, che schifus. Oh, wow. Tra i centinaia di Emma che ci sono, quello è proprio l'unico che mi mancava. È quello normale. Oh, questa è a scelta. Bene. Bello Pier e Sandrone, belli. Ma io sceglierei ovviamente Orochi, perché sapete, no, il mio feticismo per Orochi. Samurai, bello, mi piace Samurai, insomma. Ho una voglia ora di continuare a giocare che non vi dico. Wow, rango Z, che bello, un drago. Mai visto un drago su Yo-Kai Watch, è nuovo. Manga 5 Coin. Ok, questa è una multi, quindi, da quello che ho capito. Yes, dunque, apriamole tutte quante insieme perché siamo delle brave persone. Oddio, Baihu ci sta, eh. Omatsu è sempre contemplata, quindi va bene. Ho un po' di monete da usare effettivamente che non ho mai più usato e che non intendo usare oggi, ovviamente. Vabbè, oh, 5 oro, mi piacciono. Vari Enma, 3 di questi qui potevano anche risparmiarseli, ma ok. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa con le multi. Non che mi aspetti di trovare niente, anzi, ci mancherebbe pure che trovassi qualcosa. Ma sì, ti fanno tornare la voglia con queste sfere pazze, ma non importa. Apriamo un po' quel rainbow. Veloce, veloce, non ho tempo da perdere. Bellino Kyuubi, delusione. Già, l'unica cosa che mi sta piacendo in questo momento è il modo in cui si gioca l'evento, che è un evento fionda ma è a livello globale, quindi in base al team che scegli tu hai diverse perk quando vai a riscattare delle ricompense, quindi se non altro questa cosa è molto carina. Beh, Salamello, esci fuori, su. Tu è sempre bene, tu sei l'unico che va sempre bene fuori dalla sfera, eh. Dato che ho queste 4 Niambo, me le consumo. Tanto non penso che tornerò molto presto su Puni, visto che non si batte chiodo con il rango UZ per il momento. Ci vorranno una decina di eventi almeno prima che torni Inoikari. Bello. Ci vorrà qualche evento prima che inizino ad essere distribuiti come i ranghi tripla Z o comunque ZZ. Va bene. Ah, grande Whisper Maggiordomo. Questo è Orochi che ti porta fuori a cena e poi ti ruba gli organi. Grande, mi piace lui. Migliore. E questo invece è uno con la lingua troppo lunga. Però è un rango Z, eh. Poteva andare peggio. Poteva capitare un altro rango S. Mi piace lui, può starci. Ah, faccio giusto l'ultima proprio per deprimermi totalmente e non aprire mai più questo dannatissimo gioco dimenticato da Dio, fino a che però level 5 non deciderà di chiuderlo perché non incassa più niente. Ah. Bene. Addio.